a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga. Oggi nuovo video a tema Harry Potter e volevo mostrarvi i tre ultimi volumi fatti uscire dalla Panini Comics sul nostro maghetto preferito. Abbiamo l'arte di Harry Potter, questo volume enorme con bozzetti, schizzi e disegni anche inediti tratti dagli 8 film della saga, il terzo volume di Schermi Incantati e i protagonisti di questo volume sono gli oggetti incredibili, questo qua, anche questo cartonato molto bello ed elegante. E ultimo, ma non ultimo, il manuale delle bacchette, con praticamente la spiegazione di tutte le bacchette dei vari personaggi protagonisti della serie e con delle bellissime immagini. Ma partiamo dal più grande e dal più ingombrante, l'arte di Harry Potter. Il volume si presenta in questa edizione cartonata enorme, veramente lussuosa e bellissima con sovracoperta. Allora, io tolgo subito la sovracoperta per una maggiore maneggevolezza del volume. Nella sovracoperta, oltre che ovviamente ai disegni e al titolo, c'è una introduzione del libro, cosa contiene, e una mini biografia di Mark Sumerak, che penso sia l'autore che ha un po' gestito e creato questa opera. Allora, apriamo subito il libro e troviamo subito una bellissima immagine di Silente che dorme, che fa subito da intro. Qua vediamo già subito un disegno di Harry Potter con la Fenice, qua l'introduzione col capitolo 1 il mondo magico, capitolo 2 maghi, streghe e babbani, capitolo 3 creature magiche, capitolo 4 oggetti, capitolo 5 la grafica del mondo magico e l'ultimo conclusioni. È un libro veramente bello, grandissimo e una gioia per gli occhi per tutti i fan di Harry Potter. Qualsiasi pagina è curata nei minimi particolari, si vede proprio la cura e il progetto che sta dietro il mondo di Harry Potter. È un libro tributo proprio a tutti i film, con anche bozzetti inediti, disegni e anche delle tavole veramente stupende. È stampato da Dio, è eccezionale, ma passano proprio tutto quello che vediamo in Harry Potter, dalla foresta al castello di Hogwarts, a qualsiasi cosa che vi viene in mente dal mondo di Harry Potter la troverete dentro questo libro. Tutti i personaggi, tutti i professori, tutti gli alunni sono presenti con qualche schizzo, con qualche riferimento, con qualche bozza, e sono dei disegni veramente, veramente eccezionali. Poi l'idea di dividere tutto in capitoli è ottima anche per fare un po' di ordine coi disegni e capire bene da dove e perché stiamo vedendo queste bellissime opere, dagli animali agli oggetti ai luoghi, tutto è disegnato benissimo. E con questa descrizione presente in ogni pagina, dove spiega cosa è disegnato, chi l'ha disegnato e magari se è stato utilizzato o non è stato utilizzato durante il film. Quindi un'opera eccezionale che farà felici tutti, dagli appassionati del film, dagli appassionati del libro, anche a chi è appassionato di illustrazioni. Questo libro è bellissimo, cioè fa una figura eccezionale nella collezione di chiunque, consigliato e promosso a pieni voti. Il secondo volume protagonista di questo video è Schermi Incantati volume 3 Oggetti Incredibili. Gli altri due li abbiamo già recensiti nei nostri video precedenti, andate a vederli nelle playlist e lì troverete tutti i nostri video a tema Harry Potter, abbiamo fatto una playlist apposta. Continuando a parlare di questo volume, si presenta che questa è un'edizione cartonata molto bella e la peculiarità di questi volumi è che all'interno troviamo molte inserzioni e inserti comunque particolari molto belli e molto ben curati. Questo libro ovviamente parla degli oggetti e dei vari accessori del mondo sia di Animali Fantastici sia di Harry Potter, è diviso appunto in due parti, dalla valigia di Newt Scamander agli Horcrux, al boccino d'oro, al cappello parlante, e tutto spiegato benissimo con dei bellissimi sia disegni sia anche foto dei film. È sempre realizzato molto bene, con tutti questi inserti poi veramente incredibili e ben fatti. Io consiglio sempre di lasciarli attaccati al volume per non rovinare l'originalità e la completezza del volume, ma c'è chi li toglie e magari si li attacca un po' in giro, però
io non lo farei se fossi in voi. Comunque è realizzato molto bene, spiegato molto bene, stampato come sempre, come ci ha sempre abituati ultimamente da Panini su questi volumi da Dio. Qua ho la lettera di Harry Potter. E sono molto belli, interessanti, anche questo è sempre per appassionati, ma è bellissimo, bellissimo veramente, che secondo me non può e non deve mancare in una collezione di Harry Potter che si rispetti. Quindi anche questo qua lo promuovo a pieni voti, è pieno anche di adesivi eccetera, quindi un ottimo volume, a me piacciono moltissimo e vanno un po' a ampliare la conoscenza del mondo di Harry Potter per chi vuole saperne sempre di più. In fondo c'è un bellissimo anche poster di Silente che dorme, uguale a quello che troviamo nell'arte di Harry Potter nella prima pagina. È comunque un volume degno di nota e di prestigio, molto ben fatto, e consiglio anche questo. E l'ultimo è questo bellissimo volume, il manuale delle bacchette. Non me l'aspettavo assolutamente così bello. Anche il formato del libro è qualcosa di eccezionale. Non si vedono tutti i giorni dei libri in 16 noni, chiamiamolo così, come uno schermo della TV. No, bellissimo veramente. Dentro è semplicemente un volume che spiega tutte le bacchette presenti nel mondo di Harry Potter. C'è un'introduzione, c'è un sommario dove ci sono i vari nomi dei protagonisti, ovviamente da Harry Potter, a Ron, a Hermione, a Voldemort, eccetera, dai buoni, ai cattivi, ai professori, al Torneo tra Maghi, all'Ordine della Fenice, le Forze Oscure, famiglie magiche e via. E sono tutte presentate con una foto e una descrizione del personaggio e anche ovviamente della bacchetta. Questo è veramente un libro bello, interessante, magari quello un po' più di nicchia rispetto a tutti gli altri libri che abbiamo presentato quest'oggi, perché parla solo delle bacchette, bisogna proprio avere la fissa di Harry Potter, ma so che voi che vedete questo video avete assolutamente la fissa di Harry Potter. Mi piace tantissimo quella di Hagrid, il suo ombrello, che è grandissimo, enorme, hanno fatto una bellissima doppia pagina, hanno sfruttato anche l'occasione per mettere un'illustrazione poi. No, bello, fatto bene, consigliato anche questo. Insomma, la Panini ha fatto tre volumi, a mio avviso, veramente belli. Andiamo un'altra, qua dovrebbe esserci anche la mia bacchetta preferita, beh c'è anche una doppia pagina qua con quelle di Mangiamorte, guardate che belle. E io volevo mostrarvi la bacchetta di Sambuco, ma non la trovo. Insomma, avete scoperto che la bacchetta di Sambuco è la mia bacchetta preferita. Ma adesso vi metterò un'immagine e così siamo a posto. Babani, siamo giunti alla fine di questo video sulle ultime uscite della Panini Comics dal mondo di Harry Potter. Mi raccomando, se avete possibilità, acquistateli o comunque passate in fumetteria o in libreria per toccarli con mano, per vederli, perché sicuramente vi verrà voglia e magari è Natale, qualcuno ve li regala, scrivete una bella lettera a Babbo Natale, si sa mai che arrivino. Giunti a questo punto, io vi invito ad iscrivervi al Mondo Virtuale Official Channel sia su Facebook che su YouTube. Qua su YouTube c'è una mitica campanellina che se li tirate addosso un libro di Harry Potter resterete sempre informati su tutti i nostri video. Cosa facciamo nel canale? Video ovviamente su Harry Potter, unboxing, review su statue, console, videogiochi in edizione limitata, consigliamo film e serie TV, consigliamo fumetti, insomma, facciamo video nerd a 360 gradi, quello che ci piace. Se abbiamo possibilità ve lo mostriamo, quindi sul mondo virtuale lo troverete. Su Facebook abbiamo una bellissima pagina dove condividiamo news, foto, notizie e curiosità dai mondi che seguiamo e oltre ovviamente che ai nostri video. Vi invito ad iscrivervi per condividere video, commentare, chiacchierare, mandarci messaggi, insomma creare una community viva e pulsante per farci crescere. Siete già tantissimi, siamo felicissimi e non esisterebbe il mondo virtuale Official Channel senza di voi. Io sono anche su Instagram, se avete voglia seguitemi anche lì, metto una foto nerd ogni giorno più o meno divertente e spero vi piaccia. Ultimo, ma non ultimo, volevo salutare il mio amico Mastro Underhill, famosissimo nel mondo di Harry Potter per i suoi video che ho conosciuto alla Webcon di Verona, è bravissimo, seguitelo, ha tantissimi follower, fa video che fanno piegare in due da ridere e lo saluto e vi saluto anche voi ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!